Agrigento, a Giardina Gallotti, frazione agricola della città, imperversano gli incendi dei terreni incolti a causa soprattutto della mancata applicazione della legge in materia. Inoltre il caldo torrido ha danneggiato gravemente i vigneti e i coltivatori invocano la collaborazione da parte delle cantine. Il tutto nell'indifferenza della classe politica. Ascoltiamo in proposito il presidente del Comitato degli Agricoltori di Giardina Gallotti, Salvatore San Martino. Salvatore San Martino è il presidente del Comitato degli Agricoltori di Giardina Gallotti, frazione agricola della città di Agrigento, dove, come in tante altre parti del territorio siciliano, hanno imperversato violenti incendi a danno dei terreni. Allora sì, è stata un'annata troppo, mai come quest'anno con tutti questi incendi che abbiamo avuto, poi compreso tutta la calura che sta succedendo. Contro gli incendi cosa bisognerebbe fare per prevenire? Ma ci vorrebbe una legge, c'è la legge, però alcuni non operano la terra perché la terra non produce più, e allora qualcuno che ce l'ha già beneficata lo danneggia a quello che non l'ha coltivata. E ci vorrebbe far adottare bene questa legge. E questa legge cosa prevede? Prevede che bisogna fare, il proprietario dove lascia la terra incolta, facci gli stagliafuochi per non danneggiare a quello che c'ha, le ha coltivate. Oltre agli incendi, come lei ha già anticipato, anche il caldo torrido, sì, soffocante, l'afa, ha danneggiato la coltura del momento, che sono i vigneti. Completamente. Siamo a zero completamente, non riusciamo quest'anno. Non possiamo vendemmiare se le cantine ci impongono che l'uva devi essere al 100%, perché l'uva quest'anno è in condizioni che avrà una perdita del 50%. Peraltro già dalle cantine vi hanno fatto sapere che l'uva sarà pagata pochissimo. Sì, perché la mettono di quarta serie, che non ci basta per vendemmiare le spese della vendemmia, ma noi ci imponiamo a questo perché siamo soci delle cantine e devono vedere, perché nella buona e nella cattiva sorte quell'annata viene bene e questa, anche se viene male, devono avere la considerazione. Sì, il vino dice non può venire, ma spartiamo la differenza, non pagarci solo le spese della vendemmia. Noi la lasceremo nella vite, ma la cantina rimarrà vuota. Questo poco che rimane, perché ancora punto interrogativo, perché non si sa. E nessun politico fino a oggi, che non sono politici, che sono gente che fanno i suoi interessi, perché sennò avrebbero venuto a guardare che cosa sta succedendo nell'agricoltura, che è la vera azienda che campano tante famiglie. Nessuno ha preso carico. Per i neri se ne vanno a prenderli fino al lago le navi. A noi nessuno viene a guardare. Avevi 2 anni di siccità che non prendiamo soldi e non si sa come poter fare per mandare ancora avanti un altro anno.